Allora, è la storia di un pescatore. Siamo nella seconda guerra mondiale, 1945. Qua a Spezia c'è l'arsenale militare, le navi militari, e i pescatori uscivano da quel paese che c'è dietro Fezzano, che si chiama Cadimare. E il racconto parla appunto di questo pescatore di Cadimare. Lui all'epoca aveva 15 anni. È uscito a pescare con suo padre e a un certo punto ha trovato una cassa che galleggiava in mezzo al mare. L'hanno recuperata, l'hanno portata a casa e quella cassa era piena di libri. Questo pescatore, che adesso ha 85 anni, è una persona straordinaria, non è mai stato a scuola, però ha una grande cultura perché ha letto tutti quei libri, tutti li ha letti. Poi la sorella era gelosa. E c'erano molti libri che allora, in un paese come l'Italia molto cattolico, alla Chiesa non piaceva che si pubblicassero questi libri e che si leggessero. Allora la sorella, che raccontava tutto al prete, glieli faceva sparire mentre lui andava a pescare. Alla fine, dopo circa 20 anni, non ne era rimasto più neanche uno. E questo pescatore questi libri non ce li ha più, però ce li ha tutti nella testa. Ed è una persona straordinaria, si chiama Gennaro. Questa è la storia. E io ci ho scritto un racconto sopra.